capire in questa presentazione saranno due e ci dedicheremo alle narrazioni visuali. Come vedrete saranno molto diverse tra di loro e poi avremo modo di presentarvele. Poi colorati di un significato che gli dà sia il narratore ma anche chi ascolta. E quindi può essere un ottimo strumento, lo stesso che dovremmo avere a scuola a volte, per condividere una memoria e farla quindi propria, soprattutto anche poi dei giovani, ma non solo, ma che ci sia un canale di condivisione diretta. Allora, bullismo perché date la mano, nell'ultimo anno dai più del 50% dei ragazzini tra gli 11 e i 17 anni è stato vittima di bullismo. In questa vittimizzazione un indice maggiore ce l'hanno le ragazzine rispetto ai compagni maschi. E poi è nato perché da una storia vera. Noi ci trovavamo, io e le mie colleghe in produzione, ad un master di Giovanni Veronesi, che è il regista della fine, e all'interno di questo master c'era una ragazzina minorenne, la quale ci racconta, tanto la ragazzina ci ha raccontato e confidato che era vittima di bullismo da ormai diversi anni nel suo liceo. E ovviamente la cosa ci ha colpito tutti. Di peso. Ho cercato di togliere peso ora dalle figure umane, ora ai corpi celesti, ora alle città. Soprattutto ho cercato di togliere peso alla struttura del racconto e al linguaggio. È sempre in un rifiuto della visione diretta che sta la forza di Berzero. Come proprio fratello.